Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Sono contento prima di tutto perché in Facebook i miei amici e ammiratori hanno aperto addirittura una pagina in mio onore, poi perché la notizia è che per il giorno del mio compleanno, oltre ad aver ricevuto molti auguri delle mie amiche ed amici di Facebook, circa 26 persone che mi sulle 200 che mi hanno mandato gli auguri, proprio il 26 mi è arrivato questo tatan di Google AdSense, che in pratica c'ha il codice che non vi faccio vedere molto, magari perché c'è il codice dello sbloccaggio, cioè dell'attivazione dell'account. Io faccio, vi ho fatto vedere il codice, ma non so a che titolo, non vorrei che mi hackeate l'account. E l'altro ieri, il lunedì, questo lunedì, adesso stiamo a mercoledì, questo lunedì sono passato per la Western Union. E dopo aver attivato l'account, che non ci capivo niente, tutto e niente, e nello sportello mi hanno dato, finalmente YouTube mi ha pagato i miei primi 150 dollari. Speriamo di avere più fortuna, però vi volevo dire a tutte e tutti voi che finalmente YouTube mi ha pagato. Non mi ha pagato 150.000 dollari, non mi ha dato 15.000 dollari, non mi ha dato 1.500 dollari, mi ha dato 150 dollari, però sempre meglio di niente, almeno ci pago internet. Poi molti di voi che mi seguono e con i quali io colloquio giornalmente di Facebook mi hanno chiesto in modo esplicito di menzionarli, ed io ben volentieri li menziono. Sono Pedro Ganso, Corrado Wallera, Alessio Tripolese, Giovanni Crasso, Renzo Causto, Riccardo Nicolini. Va detto che io conosco altri integranti della famiglia di Corrado Wallera. Se vorranno essere salutati in un prossimo video me lo facciano sapere. Io non li saluto perché loro non si sono inclusi nell'appello di Pedro Ganso, del nostro amico Pedro Ganso. Quindi ripeto: Pedro Ganso, Corrado Wallera, Alessio Tripolese, Giovanni Crasso, Renzo Causto, Riccardo Nicolini. Vi mando i miei migliori saluti. Poi ci sono altri amici di Facebook: Marco Sartoris, Pier De Vito, Umberto Franzoni, KDM, Maurizio Zappon, Claudio Show e Pier Ludovico Pavoni. Poi voglio anche salutare i miei amici di YouTube: Agostino Carnavale, Amleta Sete, che seguo dal 2013, Freddy Fosca, che mi commenta molto i miei video. Invito tutte e tutti voi a commentare i miei video. Mirko Cola, Saliero Guerra, Francesco D, Crono de Trigger, che saluto moltissimo, che ha fatto uno sponsor time con il mio canale. Ciao. Mad Mats 27, c'ha un nome ripetuto. Marco Nadal, De Mantis, i massoni, che non so se sono massoni di cognome o di fatto o tutte e due le cose. Icarus, che nel suo canale non ha molti video, però che mi segue sempre. Claudio Wolf, che è il mio amico che in Facebook si chiama Claudio Show e che sta anche in come si chiama Spreaker.
Barbara Bibi, Marco Audano e Silvia Evangelista, che è la mia amica brasiliana che sempre mi commenta i video. Adesso passiamo ai temi del giorno. Innanzitutto vorrei spendere due parole sullo scassa minchia che è Sanremo, perché hanno iniziato già come tutti gli anni da dicembre a dare le anteprime, cioè che sorpresa, le anteprime di Sanremo, tutte cose che già vengono studiate da mesi, ce le danno come esclusive, come novità che loro studiano per mesi nello studio televisivo, fanno i provini e poi ci vengono con le anteprime, che sono tutte delle cose fritte e rifritte, elaborate. Le uniche novità negli ultimi festival di Sanremo è l'assenza di Pippo Baudo, che poi doveva ritornare nel 2014 e non l'ha fatto in televisione. Ma a parte quello, sempre Sanremo si ripete uguale. Mi ricordo nel 2013 o 2014 la scena del suicidio, che c'era Fazio e la Littizzetto. Vabbè, Sanremo non sa come rifriggersi un'altra volta, e come direbbe il grande Nino Manfredi, è come il caffè, che più lo mandi giù e più ti viene su. Sanremo è così: ogni volta che cerchi di mandarlo giù ti riviene su. È l'oppio dei popoli, anzi del popolo italiano, per fortuna fuori d'Italia non lo seguono molto, perché come tutte le trasmissioni televisive di intrattenimento servono a rincoglionire la gente e sono armi di rincoglionimento massivo, come lo è stato Domenica In e altri contenitori televisivi, no? Fantastico, che serviva per far partecipare la gente alla lotteria, no? Tutti i programmi sul calcio, il calciomercato, la giostra dei gol, la domenica sportiva di una volta. Quindi io Sanremo non lo guardo. L'unica disgrazia, l'unica vera disgrazia, è che te lo fanno guardare lo stesso, perché tu cambi canale, fai zapping, addirittura in Da 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 passano le canzoni di Sanremo, nei telegiornali, nei programmi di attualità, di inchiesta, sulla morte di Tenco, di Debatti, non so come si chiamava, tutte le morti dei cantanti e le loro corna, tutto quello che hanno fatto. Non se ne può più i pettegolezzi, il gossip, perché è più in dire gossip che dire pettegolezzo, ma in effetti è lo stesso. Non so, veramente, poi molta canzone di oggigiorno non è più canzone, mancano i cantanti di una volta. Come la mia canzone preferita di tanti anni fa è non tarragae più, perché l'autore ha voluto, mi sembra Mimmo Gaetano, un momento, lui ha voluto fare rima con reggaeton, non tarragaeton più. Vediamo un po'. Scusate che adesso esco fuori camera. Non Rino Gaetano, non Nino, l'altro era Nino Manfredi. Rino Gaetano, Rino Gaetano, non ta raga, perdon, lapsus, già che stavo lo leggevo prima.
Nino Gaetano non te regae più. Nino Gaetano non te regae più, perché ha fatto questo gioco di parole, visto il ritmo della canzone, fra non te reggo più e reggae, il reggae, no? Stile musicale. Vi invito a vedere quel video per sapere quello che io penso della politica. Poi nel mio ultimo, penultimo video, ho lasciato un commentario circa quello che penso attualmente della politica. E parlando di politica, perché voglio fare un video breve per caricarlo subito, mi piace come tutti i politici progressisti italiani si siano sbilanciati a favore di Hillary Clinton e poi si abbiano dovuto mangiare la lingua perché ha vinto Donald Trump. Forse per il resto del mondo non sarà buono che abbia vinto Donald Trump, però bisogna ammettere che il presidente degli Stati Uniti deve fare gli interessi degli Stati Uniti. Il presidente del Consiglio dei Ministri italiano dovrebbe fare gli interessi d'Italia. Invece ci si aspetta che il presidente degli Stati Uniti faccia gli interessi degli altri paesi. Certo, è vero, fino adesso molti hanno criticato le ingerenze statunitensi in tema di crisi politiche, guerre, crisi petrolifere, l'intervenzione militare, il fatto che fossero i gendarmi del mondo, il TTP, il TTIP che volevano imporre a Asia e a Europa i trattati commerciali, l'ALCA che volevano imporre a Latino America. Tutti erano contro questa politica aggressiva ed espansionista nordamericana che voleva imporre trattati commerciali globalizzanti. Però adesso che Donald Trump vuole una politica ed una economia autarchica, tutti dicono che è fascista e che se lui non rispetterà gli accordi che il cattivone di Obama imponeva al mondo, sarà la rovina per tutti. Allora mettetevi d'accordo. Non potete voler la moglie ubriaca e il barile vuoto, pieno, perdon, sì, vuoto di sicuro. Non potete volere il barile pieno e la moglie ubriaca. Forse così non mi sbagliavo. Il barile pieno e la moglie ubriaca non è possibile. E quindi adesso che finalmente Donald Trump si ritira gli interessi di Nord America dal resto del mondo per chiudersi in se stesso, Nord America, tutti a criticare le sue scelte, perché tutti vedono come con Nord America guadagnavano del denaro, non i cittadini, ma le imprese e i governi. Io invece credo che Donald Trump stia facendo le cose giuste, le cose che deve fare: non intervenire più nelle guerre asimmetriche, non intervenire più nel mondo per il petrolio, ma sfruttare i giacimenti petroliferi e le energie alternative in Nord America. È chiaro che gente come Renzi preferiva la Hillary Rodham Clinton, perché anche lei voleva favorire l'immigrazione illegale e quindi voleva favorire lo sfruttamento da parte degli industriali dei profughi e degli immigranti illegali, perché un immigrante illegale, un profugo, è pagato molto di meno di un lavoratore regolare, che sia straniero o no, però assunto regolarmente e a tempo indeterminato. Anche gli impresari europei, come quelli statunitensi, chiedono più flessibilità, cioè di prendere un lavoratore precario, di non pagargli i contributi, di rinnovargli il contratto ogni 3 mesi, se no se ne sta a casa. E quindi Donald Trump vuole tagliare con tutto quello, vuole dare lavoro in bianco ai nordamericani piuttosto che dare lavoro in nero
perché se c'è troppa se ci sono troppi lavoratori in nero, chiaramente il costo del lavoro scema. Ci sono tanti disoccupati che a te, per andare a lavorare come operaio, ti danno magari la metà di quello che avresti diritto di prendere. D'altra parte, gli industriali occidentali si sono sempre difesi dicendo che la competizione cinese, che ha a disposizione più di 30 milioni di schiavi, perché sono detenuti, prigionieri, dissidenti che lavorano gratuitamente in pratica, e poi il fatto che possono fare dumping, visto che è un paese comunista con un'economia capitalista, per cui 5 banche di Stato super indebitate finanziano le loro stesse fabbriche, perché non si sa fino a che punto le fabbriche cinesi sono private, perché devono avere compartecipazione pubblica o statale. Quindi lo Stato finanzia se stesso nelle fabbriche, producono dei cellulari oggigiorno che dovrebbero valere più di quelli della Samsung, e poi li rivendono a meno, perché fuori da Cina vanno a prezzi, gli sdoganano a prezzi molto bassi. Poi succede che, per protezionismo di mercato, nei paesi dove ci sono le fabbriche tipo Samsung, LG e Sony, gli mettono una tassa addizionale. Ma i cellulari, se potessero essere venduti a prezzi cinesi di alta gamma cinesi, varrebbero la quinta parte di quello che valgono i cellulari Samsung, LG, Sony, Nokia. Allora, con questi pretesti, gli industriali occidentali vogliono ridurre il numero dei lavoratori automatizzando sempre di più le fasi di lavoro, e poi vogliono anche ridurre il soldo. Donald Trump ha detto no, tutti quelli che costruiscono fuori gli Stati Uniti per vendere negli Stati Uniti, non per vendere nel resto del mondo, ma per riportare il prodotto in America, lo vanno a fabbricare fuori, come molti occhiali che noi compriamo in Italia, che sono solo punzonati in Italia ma risultano made in Italy perché sono fabbricati in Cina. Alla fine noi generiamo un debito interno, perché compriamo i nostri prodotti da industriali che li fabbricano fuori, che hanno le fabbriche fuori e che hanno soltanto delle officine in Italia, e ci dobbiamo indebitare con la Cina per comprare qualcosa che si potrebbe fabbricare in Italia, solo per fare risparmiare agli industriali. Lo stesso vale negli Stati Uniti. Allora Donald Trump ha pensato: tanto vale fare del protezionismo, non fare entrare prodotti stranieri e finanziare l'industria locale, piuttosto che fare un libero mercato, una libera competizione per la quale entrano prodotti stranieri e fanno fallire fabbriche straniere, a meno che non si dislochino per essere più competitive. Non ha senso. Se negli Stati Uniti si possono fabbricare montature per occhiali da vista e lenti da vista a un certo prezzo per mantenere il welfare dei lavoratori, e se accettiamo la competizione di fabbriche cinesi o nordamericane in Cina che vengono negli Stati Uniti con i loro prodotti a far fallire le industrie che stanno negli Stati Uniti, andremo alla rovina. E poi chi paga i contributi? Allora, sono due le cose: o i prodotti che vengono da fuori hanno un dazio, in modo che siano alla pari competitivamente con i prodotti interni, oppure non entrano prodotti da fuori, perché lavorino i nordamericani, residenti stranieri o cittadini nordamericani ma entrati legalmente, devono lavorare in bianco e devono lavorare a tempo indeterminato. Invece se continua ad andare gente che non troverà lavoro, perché il vero lavoro gli industriali nordamericani lo portano fuori per fabbricare fuori e poi rivendere negli Stati Uniti, gli immigranti non lavoreranno mai. Gli industriali levano il lavoro pure ai nordamericani, e le poche fabbriche che ci sono sceglieranno gli immigranti clandestini o illegali, perché lavorerebbero per due monete.
Quindi per me, tanto populista e demagogico Donald Trump non lo è. Poi bisogna anche ricordare che Bill Clinton, che piace tanto ai nostri progressisti, in realtà ha costruito più muro di tutti i suoi di tutti quelli che lo hanno seguito dopo. Quindi mi sembra Bush padre, Bush figlio, Obama ha costruito pure meno muro di Bill Clinton. Comunque, anche grazie all'amministrazione di Obama, che è durata due mandati, e alla signora Hillary Clinton, si è costruito una buona parte dell'attuale muro che sta ai confini col Messico, e si parla solo come se l'idea di costruire un muro fosse stata di Donald Trump. Addirittura ai tempi di Donald Reagan si parlava di costruire un muro, e stiamo negli anni 80 con Carter. Però no, tutti a criticare i 3000 chilometri che vuole fare Donald Trump, quanto non so quanti migliaia di chilometri abbia costruito da solo Bill Clinton in due mandati. Credo che abbia fatto due mandati. E poi criticano il linguaggio osceno di Donald Trump contro le donne, quando Bill Clinton ci metteva nelle parti intime i suoi sigari, che a parte poi vabbè, con la Lewinsky tutti sapete cosa faceva nella sala ovale, la sala dove si prendono le decisioni più importanti del mondo e degli Stati Uniti, ma addirittura introdurre i sigari nelle parti intime, a parte avere una connotazione sessuale, il tabacco è cancerigeno e gli può dare del cancro. Quindi non so, ecco, vi ringrazio molto, grazie a tutte e tutti voi che mi seguite, che siete iscritti al mio canale, che guardate i miei video, e soprattutto che mi seguite nelle reti sociali come Facebook. Vi mando i miei più cordiali auguri. Grazie a voi ho guadagnato i miei primi 150 dollari. Poi c'è un signore che vorrei salutare e che non mi ricordo mai il suo nome, che anche lui mi segue molto. Però purtroppo io tengo una memoria. C'ho sempre i suoi post in Google Plus, però quando uno cerca qualcuno non lo trova, è così. Vabbè, a parte salutare Beat Goes On, voglio anche salutare Gaetano Campione. Un saluto a Gaetano Campione, sei veramente un campione. Anche mia madre è cinofila, e quindi ti auguro i migliori auguri per continuare nella tua lotta di difesa degli animali, non solo dei gatti, dei cani. Ho visto che salvi tanti animali. Allora, saluto Gaetano Campione, Mimmo Corcione, salve, amico di Facebook. Vi lascio, se no il video viene troppo pesante, poi non lo edito più. Allora, vi ringrazio di avermi fatto guadagnare con i vostri ascolti i primi 150 dollari. Io sono disoccupato, mi raccomando, con questo di AdSense, se potete diffondete tutti i miei video. Ringrazio i miei amici che hanno aperto una pagina in Facebook in mio onore, e se potete diffondete con tutti i vostri fra tutti i vostri contatti i miei video in Facebook, Google Plus, Twitter. Vi lascio, perché sto ripetendo le stesse cose ormai. Comunque, io non guarderò Sanremo, tratterò di cambiare canale ogni volta che ne parlano, è un oppio del popolo, è meglio leggere un libro. E se avete dei libri dei quali vi interessa che io ve ne parli, mi raccomando,
date un consiglio su cosa volete, quale libro volete che io vi parli. Sto leggendo attualmente Howard Philip Lovecraft, e poi commentate i miei video, così ai canali che hanno video e che sono attivi io farò uno sponsor time. Però commentate i miei video, perché io ho i commentari filtrati, così so chi mi commenta, perché a volte col cellulare è difficile saperlo. Voglio fare uno sponsor time, consigliatemi, suggeritemi dei canali, commentate i miei video, così io in YouTube so che canale fa il commentario e posso fare uno sponsor time. Mettete like e condividete, aiutate il mio canale a crescere se vi piacciono i miei video, perché io non vi chiedo del denaro, ma guardando e condividendo i miei video, così mi aiuterete a guadagnare qualche euro. E vi ringrazio di tutto, scusatemi se ultimamente ho fatto pochi video, ma non ne avevo opportunità. Poi dovrò riprendere a trasmettere qualcosa in Spreaker. Arrivederci e grazie a tutti gli amici che all'inizio ho menzionato e a tutti gli altri che mi seguono in Facebook e YouTube e Google Plus e che magari mi scordo di menzionare. Ciao dal vostro Santen Chan. E mi raccomando, se come degli amici di Facebook mi hanno detto mi volete come eurodeputato, come deputato o senatore, raccogliete firme, basta farlo attraverso Facebook, attraverso pagine o gruppi di Facebook, bastano non so se 100.000 150.000 firme e subito io posso anche accettare di essere un deputato indipendente, perché bisogna uscire dalla logica partitocratica in Italia. Poi se qualcuno mi vuole dare delle onorificenze fra di voi, che raccolga 50.000, 100.000, 200.000 petizioni in internet e le mandi al capo dello Stato, così magari diventerò cavaliere del lavoro, cavaliere non so di internet, della navigazione nel web. Però anche le onorificenze e i titoli di Stato si possono dare se c'è un numero cospicuo di persone che richiede, basta cercare nella Wikipedia come si fa a richiedere onorificenze, titoli, cose per un privato cittadino, basta raccogliere 150.000 firme, una cosa del genere, e ti danno magari la croce della Repubblica Italiana, con spade incrociate, con queste cose qua. Quindi se volete darmi un'onorificenza, cavaliere, senatore, onorevole, deputato, magari che io sia sindaco di una frazione civica, ecco, raccogliete firme in Facebook e poi alle autorità competenti esponete tutte le firme autentificate e vedrete che mi avrete come deputato o senatore della Repubblica Italiana o come parlamentare europeo. Vi lascio, io ho delle idee originali, guardate se no il mio canale di YouTube. Vabbè. E poi raccontatemi quali sono le cose che politicamente vorreste che io tratti in qualità di onorevole, di senatore, di deputato, di parlamentare europeo, di sindaco, di intendente. Volete raggirare la Raggi, volete mettermi a me, va bene, raccogliete firme, se per caso si deve dimettere la Raggi magari arrivo io. Io gli avevo detto a Marco Travaglio che lui cercava un capitano per la nave del PD che andava alla deriva, che io mi offrivo come capitano e non mi ha risposto. Poi gli ho detto che mi offrivo come candidato del Movimento 5 Stelle e non mi ha risposto. Adesso i miei amici di Facebook mi dicono che vogliono che io mi candidi come europarlamentare, come deputato del Parlamento europeo. E allora io vi dico a tutte e tutti voi, raccogliete firme e forse questo sogno si realizzerà.
insieme ci riusciremo. Yes, we can. Ciao. Se i politici italiani vi hanno scocciato, raccogliete firme e io sarò il vostro eurodeputato oppure il vostro senatore o parlamentare. Forse senatore no, perché ho 48 anni, li ho compiuti il 26 gennaio. Dovrei avere più di 50. Senatore no, però deputato sì. È indipendente, eh? Magari farò un movimento che ci raccoglierà tutti, o magari rimarrò uno solo indipendente, uno solo contro la casta. Ecco, quello sarà il mio motto. Uno solo, uno di voi, basta contro tutta la casta. Che non è poi così casta, perché sono corrotti. Vabbè che chi vuol convertire il diavolo rimane dal diavolo converso, però non sarà il mio caso. Ciao.